qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco traguardo, ma con l'ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? Gianni guarda il mattino e prende il primo sole sul viso, che ride di già, è quasi primavera, i suoi sogni si fanno più veri e tutto sembra assumere un senso nel vento che va, la ruota sembra un'erica. La ruota sembra un'elica, pa-pa-pa-pa-pa-pa. Gianni non è mai stanco di correre per tutto il mondo ed andrebbe più in là fino a toccare il sole, le stelle, la luna e chissà, chissà se la sua felpa termica azzurra va bene. Parla poco e vede il mondo come può. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto. Signore e signori, buonasera. Le nostre immagini vi giungono da Chiesa Nuovo Uzzanese in occasione della giornata della bicicletta con l'organizzazione dell'Unione Sportiva Tosco Gas di Chiesa Nuovo Uzzanese. Oggi, dicevo, giornata della bicicletta valida per l'assegnazione del 17° trofeo Nevio Maionchi alla memoria, 7° Memorial Paolo Minuti. Vedete, c'è la misurazione dei rapporti, ora assisteremo alla gara degli esordienti, gara unica esordienti primo e secondo anno, e a seguire la gara degli allievi. Una gara che possiamo dire quest'anno è quasi storica, visto che sono al via oltre 127 corridori dei 160 iscritti, cosa dobbiamo dire veramente rara in Toscana, quindi grande attesa per questa gara di Chiesa Nuova Uzzanese, al quale, come dicevo, prenderanno il via non solo tutti i migliori toscani, ma anche atleti provenienti dal Piemonte, come il Mattia Viel, già plurivittorioso e terzo arrivato ai campionati italiani, atleti provenienti dalla Liguria, dalla Genoa Bike, non solo, ma addirittura anche dalla Sardegna, Murtas Emanuele, il ragazzo della Grube Costruzioni Sardegna, che tra l'altro ottenne il successo proprio qui al Trofeo Maionchi lo scorso anno nella gara riservata ai primo anno. E intanto, mentre ci avviamo al via, vogliamo ricordare che la composizione della giuria, con presidente di giuria Alessio Bertolaccini, componente Piero Fattorini, giudice di arrivo Elisabetta Fambrini, direttore di corsa Viscusi, mentre noi ci troviamo davanti la sede della Tosco Gas, da dove avverrà il via ufficiale. Le staffette sono quelle dell'OSCIP di Pistoia, le radioinformazioni a cura di Massimo Capocchi. Ed ora vedete il via ufficiale per questa attesissima gara. Tra l'altro, in Toscana soprattutto, rare volte i ragazzi del primo e secondo anno si confrontano, quindi questa è anche un'ulteriore occasione per vedere cosa saranno in grado di fare questi atleti in questa gara abbastanza impegnativa, visto che prevede la salita del Monte Carlo, una salita non lunghissima, ma ricordiamo che questi ragazzi hanno 13-14 anni, quindi una gara
veramente impegnativa per questa categoria. Siamo nelle primissime fasi, come dicevo da poco è avvenuto il via, vediamo intanto il direttore di corsa Viscusi ed ora con le prime immagini siamo al chilometro 3 di corsa, il gruppo è ancora tutto compatto, vedete una maglia tricolore in gruppo, è quella della campionessa italiana Francesca Balducci che partecipa alla gara, vedete mentre stanno sfilando tutti gli atleti, ripeto siamo al chilometro 3 di corsa, ancora gruppo tutto compatto, la natura è ancora abbastanza tranquilla, vedete anche questi ragazzi, diciamo non c'è quella compattezza in gruppo che di solito vedete nelle gare degli allievi o juniores sulle categorie superiori, qui c'è ancora molta paura e molta tensione, poi ci sono anche dei ragazzi che addirittura stanno perdendo le posizioni in questo primo momento. E dove vedete inquadrato il vice direttore di corsa Coppini mentre stiamo passando nuovamente davanti alla sede della Toscogas. Siamo al chilometro 14 di corsa, il gruppo è ancora tutto compatto, vediamo alcuni ragazzi salutano, ancora tutto tranquillo, vedete Sara Wackerman, l'atleta della Molinello, che tra l'altro vogliamo ricordare ha vinto domenica scorsa la gara che si è svolta in Toscana. Ed ora siamo al passaggio da Chiesa Nuova, chilometro 24 di corsa, ancora tutti insieme, diciamo che nella primissima fase questa corsa non ha presentato delle particolari situazioni, il gruppo è stato praticamente sempre compatto, ora vediamo il numero 91, si tratta di Rossi che sta conducendo, però la natura è piuttosto tranquilla, lo spettro della salita di Monte Carlo che farà sicuramente una selezione notevole, visto non solo il gran numero ma visto anche la difficoltà della salita, siamo sicuri che sarà quello il giudice della corsa. Ed ora siamo al passaggio sotto l'arrivo quando manca un giro al termine, avete visto inizialmente sono stati dei giri pianeggianti ed ora ci avviciniamo all'inizio della salita di Monte Carlo, ecco proprio in questo momento inizia la salita di Monte Carlo, era Goretti che guidava, vediamo il gruppo si è subito allungato, è Goretti come dicevo prima della Stabia Polisportiva Monsummanese che sta guidando in salita, è partito a tutta velocità, ha attaccato la salita, però vediamo che il gruppo sta reagendo, veramente bella l'azione dell'atleta della Stabia Polisportiva Monsummanese, però dobbiamo dire forse un po' prematura visto che la salita è abbastanza lunga e impegnativa e quindi sarà difficile mantenere questo ritmo nei confronti di tutto il gruppo che sta inseguendo. Ed ora siamo già con le immagini in vetta praticamente alla salita di Monte Carlo, sono in 5, si sono avvantaggiati, vediamo Murtas, il sardo Murtas che ricordavo prima ha vinto proprio qui l'anno scorso la gara degli esordienti di primo anno e ora in questo momento vince il Gran Premio della Montagna proprio davanti a Mattia Viel, Cavallini e poi Pepino e Francesco Lorenzini. Sono questi 5 atleti che si sono avvantaggiati nella seconda parte della salita dopo che Goretti aveva iniziato veramente a tutta la salita, poi diciamo sicuramente ha pagato l'inesperienza. Ora lasciamo passare i primi 5, vediamo che sta passando con 20 secondi Fabiani, a seguire vediamo anche Giannelli della Stradella, quindi questi atleti hanno 20 secondi di ritardo, è un primo troncone del gruppo, però vediamo molti altri atleti devono ancora passare, vediamo ora con la nostra telecamera abbiamo seguito gli atleti ed ora siamo nuovamente in pianura, sono 2 corridori in questo momento al comando, si tratta di Murtas e Cavallini. Murtas e Cavallini dopo la discesa si sono avvantaggiati nei confronti degli altri 3, però il loro vantaggio è di un centinaio di metri, avete visto quella immagine precedente del nostro cameraman Alessio Luchi che vedevamo un corridore in fondo a quel rettilineo, quindi un centinaio di metri il vantaggio dei 2, vediamo Cavallini molto deciso assieme a Murtas, e tanto vogliamo ricordare con l'occasione che la nostra moto è guidata da Giuliano Pellegrini, vediamo Murtas e Cavallini al comando, ormai siamo nelle fasi finali di corsa, mancano 4 km all'arrivo, i 2 ragazzi che in salita si erano avvantaggiati assieme a Pepino, Lorenzini e Viel stanno mantenendo un centinaio di metri di vantaggio, alle loro spalle 2 compagni di squadra, i piemontesi Viel e
Pepino della pedale San Maurese, ed assieme a loro Francesco Lorenzini, il ragazzo livornese che difende i colori della ciclistica Cecina. Vediamo ancora centinaia di metri di vantaggio, mancano, ripeto, ormai 4 km all'arrivo. Sono i due ragazzi della San Maurese che si sono incaricati di guidare l'inseguimento. Lorenzini si sta mantenendo un po' sulle ruote, però vediamo ora anche lui dalla sua collaborazione. Vediamo ormai meno di 100 metri, bellissimo testo a testa finale tra i due uomini che guidano la corsa e i tre inseguitori. Ecco, ora abbiamo visto che Lorenzini ha dato il cambio, siamo a 2 km dall'arrivo e sono a questo punto in 5 in testa. I tre inseguitori si sono portati sui due uomini che guidavano la corsa, quindi a questo punto 5 uomini al comando: Murtas, Cavallini, Viel, Pepino e Lorenzini. Sarà sprint a 5, sono tra l'altro tutti corridori del secondo anno. Vogliamo dire soprattutto che tra loro c'è quello che forse in questo momento è il corridore più in forma e miglior velocista italiano, mi riferisco a Mattia Viel, però anche Murtas sarà un cliente da non sottovalutare. Ecco Lorenzini che sta cercando di guidare, ecco siamo allo sprint, è proprio la maglia azzurra di Mattia Viel in testa, Cavallini insiste, ma niente, Mattia Viel che vince davanti a Cavallini, Murtas, Pepino e Lorenzini. Ed ora assistiamo allo sprint del gruppo, ci sarà anche da assegnare la vittoria tra il primo anno che va Alex Campioni della Stabia Polisportive Monsummanese. Ed ora passiamo alle interviste del dopocorsa. E eccoci con il trionfatore di questa gara, Mattia Viel, vincitore quest'oggi a Chiesa Nuova. Provieni da Torino, per te vittoria numero? Questa è la numero 10 su strada. Diciamo che ho fatto una bella stagione perché mi sono vinto regionale, i due regionali su pista, e ho fatto un buon terzo posto agli italiani, che è stato un peccato perché mi ha preso un crampo ai 50 metri e ho proprio l'idea che se non c'era quel crampo di mezzo potevo far meglio, diciamo. Scusateci se è poco, ma insomma si è presentato molto bene, comunque un successo di squadra direi, perché veramente avete fatto una volata da Dio. Sì, ci siamo staccati solo l'ultimo pezzo in salita, sull'ultimo strappetto. In discesa gli altri erano in due e io sono rimasto da solo. Poi è rientrato il mio compagno di squadra con un altro ragazzo e siamo riusciti a prenderli gli ultimi 2 chilometri. Ho cercato di recuperare e ho recuperato quel che è bastato per vincere la volata. Ed ora con le immagini siamo alle fasi preparatorie della gara riservata alla categoria allievi, svoltasi nel pomeriggio sempre a Chiesa Nuova Uzzanese con l'organizzazione dell'Unione Sportiva Tosco Gas, valevole anch'essa in questa giornata della bicicletta per il 17° trofeo Nevio Maionchi alla memoria, 7° Memorial Paolo Minuti. Vedete intanto che si svolgono le fasi preparatorie. In questo caso vogliamo ricordare che il presidente di giuria è il lucchese Loris Mencacci, componente Giancarlo Neri, giudice d'arrivo Bruno Batelli. Per quanto riguarda il direttore di corsa è sempre il signor Viscusi, mentre Radio Informazioni a questo punto accanto a Capocchi ci sarà anche Falconcini per dare le informazioni di corsa. Ed ora vediamo, mentre si stanno svolgendo ancora le fasi preparatorie, vorremmo ricordare che sono 75 iscritti, sono 59 i partenti. Vedete l'immagine del campione toscano Ceccanti del gruppo sportivo Stabia Polisportiva Monsummanese. Il presidente di giuria Loris Mencacci sta controllando. Dicevo, sono 75 gli iscritti, 59 partenti, non tantissimi, ma dobbiamo dire sicuramente assisteremo a una bella gara vista la qualità degli atleti che prenderanno il via. Ora, prima del via, come vedete dalle immagini, una delegazione si è recata al cimitero comunale per rendere omaggio al Nevio Maionchi e a Paolo Minuti, ai quali è intitolata questa giornata della bicicletta qui a Chiesa Nuova Uzzanese. Vedete ora le immagini del cimitero, una delegazione dei ragazzi dell'Unione Sportiva Tosco Gas di Chiesa Nuova Uzzanese che si è recata proprio al cimitero. Ed ora con le nostre immagini, dopo questo doveroso tributo sia a Paolo Minuti che a Nevio Maionchi, ai quali, come ricordavo, è intitolata questa giornata della bicicletta
qui a Chiesa Nuova Uzzanese con le nostre immagini. Torneremo nuovamente alla fase preliminare, ci stiamo portando nuovamente presso la sede della Tosco Gas, dove avverrà il via ufficiale previsto per questi atleti, che dovranno percorrere un percorso piuttosto impegnativo che prevede l'ascesa alla salita di Monte Carlo. Ed ora siamo al chilometro zero, via ufficiale. Ripeto, in questo momento abbiamo visto tra l'altro al via, ricordiamo, oltre agli atleti toscani anche atleti liguri, tra cui il fortissimo atleta del Velo Club Bottegone Luca Cappelli, che ha vinto anche in Toscana un paio di settimane fa, quindi un corridore da tenere particolarmente sott'occhio in questa gara. Dicevo, questa gara che prevede per varie volte la salita di Monte Carlo, per tre volte per l'esattezza, quindi una gara non durissima ma abbastanza impegnativa, che sicuramente metterà a dura prova tutti gli atleti. Anche per la giornata particolarmente calda e afosa, quindi un avversario in più che dovranno affrontare gli atleti al via. Ed ora, dopo le immagini della primissima fase di corsa, ricordiamo tra l'altro oltre agli atleti toscani anche al via il lombardo Marco Wackermann, che tra l'altro è fratello del campione europeo Luca, il Velo Club Bottegone, la Coltano Grube, la Stabia Ciclismo Polisportiva Monsummanese. E intanto con le nostre immagini siamo già al chilometro 12 di corsa, subito due atleti al comando, Biagini e Panati, due atleti al comando, un atleta del team Valdinievole ed un atleta della Stabia Polisportiva Monsummanese. Il loro vantaggio è di 40 secondi, il gruppo procede compatto, siamo al chilometro 12 di corsa, questa primissima fase pianeggiante non desta particolare né difficoltà né preoccupazione nel gruppo, però vediamo che il gruppo ora c'è un'accelerazione in testa al gruppo, però ripeto, siamo solo al chilometro 12 di corsa, due atleti al comando con 40 secondi di vantaggio. Ed ora siamo al chilometro 24 di corsa, al termine del secondo giro, rientrato il tentativo di Biagini e Panati, è Salvatore Sedita, l'altro corridore del team Valdinievole, particolarmente attivo sempre all'attacco, che ancora una volta tenta di allungare. Siamo al chilometro 24 di corsa degli 80 previsti, ancora nei giri pianeggianti, vedete in testa il gruppo scatti e controscatti, però non si dà ancora troppo importanza al tentativo del corridore in maglia verde del team Valdinievole. Ancora scatti in testa al gruppo, ma ora con le immagini siamo alla prima ascesa della salita di Monte Carlo. A Salvatore Sedita si sono aggiunti altri due atleti, si tratta di Spasowski del Monte Carlo e di Francesco Pieroni, che difende i colori delle Empolese Birindelli, quindi tre corridori al comando quando affrontiamo per la prima volta la salita di Monte Carlo dal lato di Poggio Baldino. Sono in tre che hanno un vantaggio, come dicevo, di 50 secondi. Ora un incidente meccanico a Salvatore Sedita, avete visto che ha dovuto mettere piede a terra il corridore del team Valdinievole, quindi in questo momento due uomini al comando con Sedita, che comunque ha ripreso prontamente, vedete, sta tentando di riportarsi sotto. La nostra telecamera di Alessio Lucchi si è fermata ed è Sedita che tra l'altro procede con un lunghissimo rapporto. Ed ora con le immagini siamo nuovamente sul gruppo che ha 50 secondi di ritardo, ed ora lasciamo nuovamente il gruppo per riportarci sulla testa della corsa. Vediamo gli uomini del Velo Club Bottegone al comando, poi riconosciamo anche Parenti, ora vediamo anche Lorenzini, che avete visto ha preso una borraccia. Tra l'altro vi voglio ricordare che la giornata è ancora piuttosto afosa. Ed ora siamo in vetta al Monte Carlo, vediamo Spasowski, ecco, e Sedita è rientrato. Sedita, dopo l'incidente meccanico che ha avuto precedentemente, è rientrato, vediamo, anzi ora sta scattando per tentare di vincere il Gran Premio della Montagna, al primo passaggio in vetta a Poggio Baldino. Vediamo Sedita che ha allungato decisamente, ed è Sedita che vince il Gran Premio della Montagna davanti a Pieroni e a Spasowski.
Pieroni è scattato, ora vediamo passare il gruppo. Gruppo che insegue a questo punto con un ritardo di 10 secondi, guidato da Dolciamore e Cappelli, e poi a seguire tutti gli altri. Mentre ora siamo a San Salvatore, chilometro 45 di corsa, e vediamo quattro corridori al comando. Rientrato il tentativo precedente di salita Pieroni e Spasoschi, sono ora al comando Meucci, Pieraccini, Disep e ancora Spasoschi. Questo ragazzo della Monte Carlo, dobbiamo dire, è ancora una volta particolarmente attivo, lo ricordiamo proprio domenica scorsa nella bellissima gara svoltasi a Capriglia, dove tra l'altro arrivò quinto dopo aver fatto praticamente tutta la gara in fuga, ed è ancora oggi è all'attacco. Vediamo ora il gruppo che ha un 50 secondi di ritardo quando siamo al chilometro 45 di corsa, mentre con le immagini siamo al chilometro 50. Sui quattro di terza, Meucci, Pieraccini, Spasovski e Disep, si è portato, vedete, Lorenzini con una azione solitaria, il ragazzo dell'Empolese Birindelli, azione veramente bella, si è portato sui quattro di testa, quindi al comando a questo punto cinque corridori, quando dicevo stiamo per affrontare per la seconda volta la salita di Monte Carlo da Poggio Baldino. Quindi Lorenzini ha raggiunto i quattro uomini di testa, ora con le nostre immagini siamo sui primi inseguitori, si tratta di Paganucci, Battaglia e Stefanelli che hanno 45 secondi di ritardo, quindi diciamo che in questa fase il gruppo ha perso notevolmente terreno. Questi tre atleti, vediamo il numero 28, si tratta di Stefanelli che sta conducendo l'inseguimento davanti a Battaglia, e a seguire il Paganucci, il numero 14, che tra l'altro ha perso leggermente terreno, anzi anche Battaglia ha perso terreno, ed ora con le nostre immagini siamo nuovamente sui 5 di testa, siamo ormai allo sprint per il Gran Premio della Montagna. È Spasovski che allunga Spasovski nel tentativo di vincere il Gran Premio della Montagna, ma è Lorenzini che a questo punto ci sembra, sì, Lorenzini che lo supera davanti a Disep e Spasovski, quindi ancora un piazzamento per il Gran Premio della Montagna per Spasovski, mentre ora transita a questo punto Stefanelli, ancora più attardato, vedete il numero 173, si tratta di Meucci che ha 50 secondi di ritardo, a 1 minuto e 15 Battaglia, Pieraccini e Paganucci, e il gruppo che insegue a 1.50 guidato dagli uomini del Bottegone. A questo punto hanno 1 minuto e 50 i corridori che appartengono al gruppo, mentre con le immagini siamo al chilometro 66 di corsa. Manca ancora una volta da affrontare la salita di Monte Carlo e vedete tre corridori al comando, si tratta di Disep, Spasovski e Lorenzini. Avete visto che in vetta alla salita avevano allungato per fare lo sprint del Gran Premio della Montagna, hanno continuato nella loro azione ed ora i tre stanno conducendo la corsa con un vantaggio che Radio Informazione ci diceva è di circa 30 secondi nei confronti di Stefanelli, e come possiamo verificare infatti 32 secondi Stefanelli, mentre vediamo un primo gruppetto inseguitore, il ritardo è di 1 minuto e 20, si tratta di Battaglia, Marchini, Costanzone, Orsini e Ceccanti, questi corridori hanno un ritardo di 1 minuto e 20 a questo punto quando siamo al chilometro 66 di corsa. Vediamo ora Marchini sta guidando, ora anche gli altri stanno collaborando all'inseguimento, mentre con le immagini siamo ancora sui tre di testa, siamo al chilometro 72, ne mancano 8 all'arrivo e i tre stanno per affrontare per l'ultima volta la salita di Monte Carlo da Poggio Baldino, una salita come avete visto dalle immagini precedenti abbastanza impegnativa, che mette a dura prova la resistenza dei concorrenti, mentre siamo con il gruppetto inseguitore, riconosciamo Orsini e Costanzone dell'Empolese Birindelli, poi Cappelli, Marchini, Ceccanti ed ora ancora Parenti, Asti e Stefanelli. Questi sono i corridori all'inseguimento, anche Parenti è rientrato in questo gruppetto, prima non lo avevamo visto nelle immagini precedenti. Questi atleti hanno a questo punto un ritardo di 50 secondi nei confronti di tre uomini di testa, quando dicevo mancano
poco meno di 8 km all'arrivo. Vediamo Cappelli ed ora ancora Parenti che sta conducendo. Vedete il numero 25 Asti Omar della, che difende i colori della nuova Sfinge Alma. Ed ora con le immagini siamo nuovamente sugli uomini di testa, è ancora Lorenzini che conduce e anche questa volta vince il Gran Premio della Montagna davanti a Dizep, leggermente attardato Spasovski, Spasovski che non mi stancherò mai di dire ha fatto anche oggi una bellissima gara. Ed ora con le immagini siamo sul primo gruppetto inseguitore composto da Costanzone, Orsini, Cappelli, Marchini, Ceccanti, Parenti, Asti e Stefanelli, quindi sono praticamente in otto all'inseguimento dei tre uomini al comando, tre uomini perché vediamo che nel frattempo Radio Informazioni ci comunica che anche Spasovski è rientrato. Ed ora con le nostre immagini siamo praticamente a 3 km dall'arrivo, tre uomini al comando, vediamo probabilmente Spasovski, il corridore da Monte Carlo, ha problemi di crampi, avete visto si stava reggendo la gamba sinistra, però vediamo sta continuando nella propria azione, quindi tre uomini al comando, Lorenzini, Dizep e Spasovski. Per la verità, se il pronostico dovesse essere rispettato, Lorenzini non dovrebbe avere troppi problemi allo sprint, però vedremo. Ed ora è Spasovski che scatta, siamo all'ultimo chilometro, come avete visto dalle immagini Spasovski cerca di anticipare la volata, ma la reazione di Lorenzini è stata immediata e vedete Lorenzini vince facilmente a mani alzate davanti a Spasovski e Dizep. Bellissima vittoria dell'atleta dell'Empolese Birindelli che è tornata al successo. Ed ora vediamo Costanzone ottiene il quarto posto davanti a Asti, poi vediamo Parenti, Marchini, Ceccanti. Ed ora l'intervista del dopocorsa. Matteo Lorenzini, sesta vittoria stagionale qua a Chiesanova, veramente complimenti perché sei stato un grande. Innanzitutto grazie, grande la parolona, grande squadra, possiamo dire che hanno dato una mano dietro nel gruppo, usa la fortuna che nessuno mi è venuto dietro e di essere rimasti in tre alla fine della seconda salita e alla fine ho battuto i miei compagni di fuga. Temevi qualcuno in questi tre compagni? Bisogna temere tutti e non temere nessuno. Valerio, non mi scappare, eccolo qua, te l'ho detto prima di partire, oggi ti aspetto. E ci siamo, 14ª vittoria. Sì, effettivamente me l'avevi detto, però sai, io sono visto gli ultimi momenti, gli ultimi periodi, insomma voglio andare cauto perché comunque poi mi piace sempre tutelarli ragazzi. Che devo dire? Dico, boh, non lo so, c'è un ragazzo, sono ragazzi straordinari, cioè, nonostante tutti, tante vicissitudini che loro sanno, cioè, continuiamo sempre ad essere, secondo me, un buon gruppo. Cioè, se loro decidono di, se loro vogliono, possono fare tanto. E questo credo oggi, cioè, c'è Andrea perché oggi l'ho visto molto attivo, è un periodo che comunque sta pedalando forte e gli manca veramente il risultato. Matteo veniva da un periodo abbastanza negativo, anche lui ha ritrovato il risultato, però devo fare complimenti a tutti, a Marchetti, a Pieroni, a Meucci soprattutto, che voglio dire Meucci è stato l'artefice anche di questa vittoria, perché comunque la sua presenza nella fuga davanti ci ha permesso di far stare tranquilli gli altri, poi è uscito Matteo da solo e poi ha fatto il tutto, bravo Orsini da dietro, cioè devo ringraziare tutti. Cioè non... Sicuramente una vittoria di squadra. Sì, finalmente credo di aver ritrovato il mio gruppo. Ecco. E siamo con Nadio Maionchi, presidente della Toscogas. Si è conclusa questa bella giornata di sport, si è iniziato stamattina molto presto con tanti ragazzi al via negli esordienti ed oggi con gli allievi. Credo che tu sia soddisfatto di questa giornata. Sì, senz'altro sono soddisfatto perché fra tutti sono stati circa 250 ragazzi, 140. Comunque non mi posso lamentare perché... A parte che il sacrificio che si fa per mettere due gare insieme è una cosa che lo può sapere solo chi le fa, perché quelli che non ci sono dentro non lo possono sapere e invece semmai che datti una mano ti tagliano un po' le gambe e questa è una cosa che mi va giù male. Una vita che ci sono dentro e lo ripeto un'altra volta, bisognerebbe che ci venissero incontro invece che fa sempre le stesse cose. Veniamo alla gara di oggi, una bella gara con un bel vincitore, sesta vittoria stagionale, la Birindelli 14ª gara che vincono quest'anno, credo che sia stata la formazione più forte oggi. Sì, diciamo che anche a livello per la media toscana è una delle meglio perché ha anche abbastanza ragazzi, però è sempre stata in palla dall'inizio fino a oggi, perché non ci si può lamentare, poi c'era anche altra gente
lo Stabia, Pozzarello, tutta gente, Monte Carlo che ha fatto seconda anche oggi, mi sembra, e sono delle squadre che vanno per la maggiore. Sicuramente il meglio l'avevi qua alla partenza, si correva il 17 settembre il trofeo Maionchi-Nevio alla memoria e il Memorial Minuti, tuo fratello il biondo, si ricorda tutti gli anni di agosto. Infatti lui è deceduto il 13, sicché io, è una data che è sempre la seconda domenica, ormai è 17esimo e tutti gli anni di questi giorni penso di poter andare avanti e continuare fino a che ce la faccio, se no mi danno proprio le gambe come stanno facendo dopo un biennio e chiudo. Sicuramente. Dei ringraziamenti al termine, l'amministrazione comunale credo che ci sia e tanti amici che ti hanno dato una mano. L'amministrazione comunale e diciamo anche le guardie comunali e tutti i miei collaboratori della società che veramente l'hai visto, non importa che metta io a dirtelo, a tutti gli incroci c'erano e non c'è da ridire niente. Poi c'erano le staffette, come hai visto, e che ha fatto il servizio encomiabile, sicché io mi tengo il dovere di ringraziarli tutti. E siamo con Fabio Berti, assessore allo sport del Comune di Chiesinozzanese, nuova giunta eletta, prima prova del fuoco con Maionchi. Credo che sia stata una bella giornata. Sì, è un'ottima esperienza, un'esperienza nuova per tutti e due da un punto di vista diretto. Abbiamo seguito la corsa, sia quella di stamani che quella di oggi pomeriggio. Fortuna che il tempo è stato clemente, ora i nuvoloni stanno arrivando, ma ci hanno fatto fare una buona figura. Mi sembra che sia andato tutto bene, l'organizzazione è ottima, come sempre. Qui l'esperienza ce n'è da dare e quindi sicuramente la corsa è andata bene. Non so da un punto di vista sportivo se ha vinto il favorito o se è andata come speravate, però penso che per noi a livello amministrativo è andato tutto bene. Marco Borgioli, sindaco di Chiesinozzanese, anche per te, prima esperienza come gare con Maionchi. Tanti ragazzi ha portato qua a Chiesanova, credo che sia anche un veicolo pubblicitario per voi come comune. Sicuramente, infatti siamo voluti essere qui sia stamani che oggi pomeriggio per rendersi conto da vicino, perché io ho esperienza di vari sport ma francamente il ciclismo non lo conoscevo. È stata una cosa davvero interessante, abbiamo seguito, anzi preceduto la corsa nella staffetta, però è stato, torno a ripetere, un'esperienza davvero interessante e abbiamo potuto notare un'organizzazione, oserei dire, perfetta. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.